Ciao a tutti amici, oggi vi faccio conoscere i miei mille piedi giganti. Gli ho appena cambiato la scatola, il box, gli devo fare solo dei buchini e vediamola, qui c'è Millie, è la prima che è arrivata. Poi abbiamo preso anche Macchia e Chiara, allora questa è Macchia perché è una macchia qui e questa è Chiara. Sono abbastanza grandi, come potete vedere dalla mia mano. E sono degli Archispiro Streptus gigas, dei mille piedi giganti africani che mangiano mela, cetriolo, resti di foresta, quindi foglie morte, radici morte. Non sono per niente nocivi o velenosi e non mozzicano alle persone. Qui c'è la loro casetta che ora risposterò vedendo. Vediamo se magari loro entrano. Vediamo. Quando uno li prende, loro si appallottolano. Vediamo. Millie sta provando a scavare, forse. Qui c'è la scatola vecchia che devo buttare. Vediamo che questa è molto più lunga. Confronto è molto più lunga e più bassa, così loro possono camminare. Salutamilo, diciamilo. E adesso prendiamo anche Chiara. Eccola. Potete vedere, hanno degli animaletti sopra. Loro sono degli acari che praticamente convivono in simbiosi con il millepiedi. In cambio d'ospitalità lo tengono pulito. Eccolo qua. Vediamo, no? Non si vedono adesso. Andiamo su loro. Si sono nascosti. Eccolo, se ne vede uno lì che cammina bianco. E quelli vivono con loro. Uno tra un po' gli dà un po' di cetriolo e bagna un po' la terra. Mi piacciono? Loro sono alcuni dei nostri pet. E poi li rimetto al buio, che loro stanno al buio. Millie, vediamo che fa. Vediamo se Millie vuole andare a casetta. Praticamente saranno una ventina di centimetri lunghi. Ora vado a fare i buchi e vi saluto. Passate tutti una buona giornata. Ciao!